del suo secondo giorno in Polonia, Papa Francesco raggiunge il santuario mariano di Częstochowa, unendosi idealmente ai 4 milioni di pellegrini che ogni anno visitano quello che San Giovanni Paolo II ha definito il santuario della nazione. Qui, prima di presiedere la prima celebrazione del suo viaggio in Polonia, dedicata al 1050° anniversario del battesimo della nazione, il Papa saluta in Papa Mobile i 500.000 fedeli radunati ai piedi delle mura del monastero di Jasna Góra, il Monte Chiaro, roccaforte della fede e dello spirito nazionale dei polacchi. Varcate le mura, entra nella cappella della Madonna Nera e assiste all'esposizione dell'icona della Madre di Dio, così chiamata per la carnagione scura. Dopo una preghiera silenziosa alla Vergine Maria le offre una rosa d'oro, come prima di lui il Beato Paolo VI, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Nell'omelia il Pontefice commenta in brano del Vangelo delle nozze di Cana e definisce l'acqua cambiata in vino il primo dei segni compiuti da Gesù, non un gesto eclatante davanti alla folla, ma un miracolo semplice. Eppure un grande segno, perché ci rivela il volto di un Dio che si mette a tavola con noi, che non mantiene le distanze, ma è vicino e concreto, sta in mezzo a noi e si prende cura di noi senza decidere al posto nostro e senza occuparsi di questioni di potere. Essere attratti dalla potenza, dalla grandezza e dalla visibilità è tragicamente umano ed è una grande tentazione che cerca di insinuarsi ovunque. Donarsi agli altri, azzerando le distanze, dimorando nella piccolezza e abitando concretamente la quotidianità, questo è squisitamente divino. Dio ci salva dunque facendosi piccolo, vicino e concreto, piccolo come le tante persone semplici, testimoni del suo amore, e vicino come deve esserlo la Chiesa, chiamata ad ascoltare e farsi prossima, condividendo gioie e fatiche della gente, trasmettendo il Vangelo per positiva irradiazione attraverso la trasparenza della vita. È concreto perché si fa carne e nasce da una madre, icona di piccolezza nella sua umiltà, della vicinanza nel suo aiutare il popolo polacco a superare nell'unità i tanti momenti di difficoltà e nella concretezza dimostrata a Cana, prendendosi a cuore i problemi e intervenendo. A lei, conclude il Papa, chiediamo la grazia di fare nostra la sua sensibilità, la sua fantasia, nel servire chi è nel bisogno, la bellezza di spendere la vita per gli altri. Nel pomeriggio a Cracovia, al primo appuntamento con i giovani della 31ª Giornata Mondiale della Gioventù, Papa Francesco arriva a bordo di un tram ecologico dall'Arcivescovado con 15 giovani disabili e i loro accompagnatori. La pioggia, prima leggera, poi sempre più insistente e infine placata, non frena l'entusiasmo del milione di giovani che lo accoglie nella spianata di Buonie. Nella cerimonia di benvenuto al Papa, sul tema chiamati alla santità, sfilano le bandiere di tutti i 187 paesi dei partecipanti, con i volti stilizzati dei testimoni della misericordia della propria area. Nel suo intervento il Pontefice sottolinea che la misericordia ha sempre il volto giovane, perché un cuore misericordioso ha il coraggio di lasciare le comodità, sa essere rifugio per chi non ha mai avuto una casa o l'ha perduta. Da vescovo, confida Francesco, ho incontrato giovani che vivono con passione e impegno la vita e si oppongono a tutti coloro che dicono che le cose non possono cambiare, ma anche giovani che sembrano pensionati, che hanno gettato la spugna prima del tempo, giovani annoiati e noiosi, ma anche giovani che lasciano la vita alla ricerca della vertigine o di sentirsi vivi per vie oscure, che poi finiscono per pagare. Per la vostra vita, chiede Papa Bergoglio, volete quella vertigine alienante o volete sentire la forza che vi faccia sentire vivi, pieni? Questa viene solo da Gesù Cristo, che ci spinge ad alzare lo sguardo e sognare alto. Voi, volete voi una vita piena? E comincia da questo momento a lasciarti commuovere. Perché la felicità germoglia e sboccia nella misericordia. Quella è la sua risposta, questo è il suo invito, la sua sfida, la sua avventura, la misericordia. Chiediamo al Signore, lanciaci nell'avventura della misericordia, è l'appello finale del Papa. Lanciaci nell'avventura di costruire ponti e battere muri. Spingici all'ascolto di coloro che non comprendiamo, di quelli che vengono da altre culture, altri popoli. Perché la vita è piena quando la si vive a partire dalla misericordia, che è la parte migliore e che mai ci sarà tolta.